Ciao a tutte, quello di cui voglio parlarvi oggi è un prodotto combinato fondotinta più correttore chiamato Time Control System del marchio Etrebelle. Etrebelle è un marchio tedesco acquistabile in Italia sul sito PBM Esthetique. Prodotto, come vi dicevo, è un prodotto combinato. Vi dico innanzitutto che già il packaging è qualcosa di veramente ben fatto e curato, ma la stessa confezione in cartone che vedete qui dietro, ora non ve l'apro, però comunque è studiata bene, nel senso che permette di avere una buona divisione all'interno dei vari componenti che adesso vi faccio vedere, anche per proteggerli in qualche modo in viaggio. La prima cosa che trovate all'interno della confezione è questa spugnetta, la classica spugnetta per l'applicazione del fondotinta, che come vedete è nuova, ma semplicemente perché io non utilizzo di solito questo tipo di accessorio per applicare il fondotinta. Troviamo poi quello che è il blocco fondotinta, che è composto da tre parti. Allora, abbiamo questo che è una sorta di vassoietto in metallo molto pesante, all'interno del quale applicate nella parte destra, nella parte grande più che nella parte destra, il fondotinta, nella parte piccola il pennellino. Il pennellino è un pennellino da correttore, è un pennellino da correttore che, come vedete, anche questo è nuovo. È nuovo non perché non sia valido, ma semplicemente perché è talmente ben fatto, così piccolino, comunque con queste setole morbide. È talmente ben fatto che onestamente mi dispiaceva andarlo ad applicare, ad utilizzare, a sporcare con il grasso del correttore, tanto più che io di solito utilizzo i polpastrelli per applicare e per stendere il correttore, quindi onestamente mi sembrava sprecato. E poi troviamo la parte del fondotinta vero e proprio, che è costituito anch'esso da, diciamo da due sottoparti. Abbiamo la base, è una base in vetro, all'interno della quale troviamo il fondotinta. Sul tappo abbiamo la spatolina per prelevare ed applicare il fondotinta, mentre sul tappo troviamo uno specchietto, utilissimo soprattutto se si decide di portare magari in viaggio il prodotto, e la parte correttore, un correttore aranciato che viene indicato dall'azienda stessa come un correttore fondamentalmente per la zona occhiaie. Allora, vi dico subito che il prezzo di questo prodotto non è basso, sta all'incirca sui 40-43 euro, una cosa del genere, che è vero che abbiamo due prodotti in uno, quindi un fondotinta più un correttore, però è anche vero che insomma come prezzo in sé non è bassissimo. Vi dico comunque che almeno per quel che riguarda il fondotinta sono soldi ben spesi, cioè se facessero la divisione, non so, 25 per il fondotinta e 15 per il correttore, insomma quei 25 euro sarebbero soldi ben spesi. Se leggete le informazioni sia sul sito sia sulla confezione stessa, l'azienda dice che il prodotto, il principio attivo di base di questa linea di fondotinta è ve lo leggo, Vegeseril, adesso non so se la pronuncia sia questa, comunque è un ingrediente che serve a migliorare l'aspetto e l'elasticità della pelle e con il tempo aiuta a renderla più compatta e più polposa. Non posso dirvi se con il tempo dà veramente questo risultato, cioè rende la pelle più polposa e compatta, perché non ne ho fatto un utilizzo continuativo. Vi dico che comunque a breve termine, cioè sull'utilizzo stesso, effettivamente la pelle, cioè la resa è davvero bella e la pelle appare effettivamente compatta e rimpolpata. Io ho iniziato ad utilizzarlo a agosto forse, comunque in piena estate. Ho iniziato ad utilizzarlo, più che altro avevo pensato di fare un tentativo di utilizzo. Perché? Perché essendo questo un prodotto anti-age studiato per pelli mature, temevo che la mia pelle mista in qualche modo lo rifiutasse, nel senso che specialmente in estate, che il rilascio del sebo è maggiore per via del caldo, temevo che la mia pelle non potesse andare d'accordo con questo tipo di prodotto. Tant'è che ho pensato, ok, lo apro, lo utilizzo un paio di volte, poi dovesse andare male, do una nuova opportunità nel periodo autunnale, comunque nel periodo più fresco. E mi sbagliavo perché mi sono innamorata di questo prodotto fin dalla prima applicazione. Però, come avete visto, è un prodotto liquido, fra il liquido e il cremoso in realtà.
applicarlo, io lo applico con le mani, cioè ho fatto la prima applicazione con le mani, mi è piaciuta e ho continuato con quella, anche perché l'applicazione che prediligo di solito rispetto a quella con le mani è quella con la spugnetta, ma la spugnetta assorbe tantissimo prodotto, insomma, visto il costo di questo ho preferito evitare. Quindi, come vi dicevo, lo applico con le mani ed è piacevolissimo, cioè quando voi lo stendete è come applicare una di quelle creme che idratano ma non ingrassano. Ok, quindi dà proprio piacere. Appena messo, si dice ok, no, copertura zero, invece no, perché è come se gli servisse qualche secondo per fondersi perfettamente con la pelle. E a quel punto dona un incarnato davvero bello. La pelle sembra più compatta, più polposa, distesa. E inoltre, per quel che riguarda, e quindi a livello di copertura dà comunque la sua copertura, una copertura media, ed è comunque possibile andare a stratificarlo se si desidera una copertura maggiore, cosa che nel mio caso onestamente non è servita, basta il primo passaggio. La cosa poi fantastica, oltre alla resa, io comunque preciso che vado sempre e comunque a fissare ogni tipo di fondotinta, quindi anche questo con la cipria, tendenzialmente una cipria trasparente, almeno nella zona T e sotto le occhiaie trasparente, e poi magari colorata anche sul resto del viso, quindi comunque lo fisso. Però vi dico che seguendo questo che è il solito step che faccio con tutti i fondotinta, la cosa che mi ha stupito di più è stata la durata, cioè davvero lo mettete la mattina e la sera sta ancora lì e il viso sta ancora bene, tant'è che proprio visto il costo e proprio visto la reazione della mia pelle, il fatto che comunque insomma l'ho ritenuto comunque valido, e ho deciso di utilizzarlo esclusivamente in quelle giornate in cui devo star fuori da mattina a sera e gradirei avere un aspetto insomma decente da mattina a sera, proprio per non sprecarlo e per cercare di mantenerlo più a lungo possibile. Quindi per me assolutamente promosso come fondotinta. Ora non so onestamente se in Italia, oltre al sito che vi dicevo, il BBM Esthétique, si trovi anche in qualche punto vendita, perché se si trova in qualche punto vendita magari andate a testarlo, andate a vedere se la vostra pelle reagisce come la mia, e anzi magari fatemi anche sapere dove sono questi punti vendita. Passiamo al secondo, diciamo al secondo componente del prodotto stesso, che è il correttore. Come vi dicevo, il correttore, si trova sul tappo del fondotinta. Eccolo qua. Quello che temevo per quel che riguarda il fondotinta, cioè che fosse troppo grasso magari e troppo idratante, in realtà non è successo con il fondotinta, come vi dicevo, ma è successo con il correttore. Allora, già toccandolo l'ho avverto più grasso dei correttori che tendo ad utilizzare di solito. Mi ha fatto vagamente pensare al fondotinta di Color Caramel di cui vi parlammo diversi mesi fa, quindi un fondotinta che ha una base oleosa importante. Questo non è chiaramente oleoso come quello che davvero da un po' lo trovate scivolato sulle guance, però insomma la parte grassa si sente, e immagino sia dovuto proprio al fatto che, essendo studiato per pelli immature, c'è più necessità di andare a idratare una parte delicata e sottile come quella del contorno occhi. Io ho occhiaie insomma abbastanza evidenti, sia al di là del colore, anche proprio per conformazione dell'occhio. E questo correttore purtroppo non fa per me, non fa per me perché. Ora, vabbè, sulla mano non si percepisce. Comunque, una volta io anche con il correttore, così come per il fondotinta, vado a fissarlo con una cipria. Che cosa succede? Che io lo applico, innanzitutto non mi dà una copertura, la copertura che io voglio. E durante la giornata, durante le ore, va comunque a finire nei segnetti del contorno occhi. Quindi in qualche modo si sposta e credo si sposti proprio perché la componente idratante è probabilmente più alta di quella che il mio contorno occhi richiede.
Quindi l'ho usato sì qualche volta, però poi ho provato insomma ad usarlo anche quando magari non avevo giornate importanti, mettiamola così, però non ha dato i risultati per me validi, comunque non assolutamente all'altezza del fondotinta, assolutamente no. Quindi che dire, per quello che mi riguarda, ora questo immagino che terminato il fondotinta proverò a regalare il correttore a qualche amica magari che ha un contorno occhi decisamente secco e magari anche poco bisognoso di correttore, quindi che insomma utilizza magari sì un correttore, ma più per la componente magari illuminante, perché davvero sarebbe sprecato insomma gettare il prodotto così nuovo. Per quel che mi riguarda, continuerò invece sicuramente ad utilizzare, anche se insomma scempellinandolo, il fondotinta. Quindi per me prodotto alla base, promosso diciamo al 60%, 60% pieno, cioè se potessi dare voti darei assolutamente un 10 al fondotinta, ma purtroppo un'insufficienza totale al correttore, sempre e solo per chi ha il mio stesso tipo di contorno occhi, chiaramente non posso bocciarlo in assoluto. Per quel che mi riguarda, fondotinta però davvero davvero da provare, e anzi mi auguro che l'azienda, se già non ce l'ha in produzione, decida di appunto di creare di separare i due elementi correttore e fondotinta e di mettere in vendita questo fondotinta, perché è davvero il miglior fondotinta che ho provato fino ad oggi, sia per resa, per performance, per durata nella giornata, per tutto.